Ormai credo che sia notizia nota che per avere i miei primi due bambini ho dovuto affrontare un percorso di procreazione medicalmente assistita. E posso dire con certezza che nel momento in cui ci si trova di fronte ad uno scoglio di questo tipo, le domande che assillano la mente sono davvero tante. Sono ancora di più nel momento in cui si è fatta appunto una fecondazione, si è trasferito un embrione o più embrioni a seconda di quello che ti ha consigliato il tuo centro e questi embrioni non hanno per un qualche motivo attecchito. Ora ti trovi purtroppo nella spiacevole situazione di dover ricominciare tutto da capo. E la domanda a questo punto sorge spontanea: perché il mio embrione o i miei embrioni non hanno attecchito? Oggi cercherò di rispondere proprio a questa domanda. Se questo tipo di argomenti ti interessano, mi raccomando, tocca il pulsantino rosso qui sotto e iscriviti al mio canale. Ricordati anche di toccare la campanella per attivare le notifiche, così non ti perderai nemmeno uno dei miei video. Ma come si dice da queste parti, bando alle ciance e buttiamoci nel video di oggi. Eccoci! Come prima cosa ti chiedo di lasciarmi un like per farmi sapere che vuoi vedere altri video come questo. E come seconda cosa ti chiedo di lasciarmi un commento per farmi sapere per quale ragione hai dovuto affrontare o hai affrontato un percorso di procreazione medicalmente assistita. Parliamone qua sotto, cerchiamo di normalizzare la procreazione medicalmente assistita di modo che questa non sia più un tabù. Ma veniamo a noi. Come mai il mio embrione non ha attecchito? È forse la domanda più comune che mi fanno le ragazze su Instagram quando si tratta ovviamente di procreazione medicalmente assistita. Nel processo di fecondazione assistita ci sono principalmente due stage di azione. Il primo è indubbiamente quello di riuscire ad avere in un qualche modo un embrione e il secondo è quello di trasferire l'embrione ottenuto in utero. Nella prima parte, ovvero quella di creazione dell'embrione, possono giocare diversi fattori. Infatti, quello che succede nella tua clinica di fertilità è che l'embrione viene, diciamo, coltivato al di fuori del corpo della donna. E spesso ci si chiede perché succede questa cosa, perché l'embrione non può essere coltivato direttamente dentro al corpo di una donna. La risposta è piuttosto semplice. L'embrione viene creato al di fuori del corpo della donna perché l'embrione così ottenuto potrà essere visto e analizzato dagli esperti che ti seguono. E ora ti dirò una cosa che probabilmente ti sconvolgerà. Non tutti gli embrioni ottenuti durante un ciclo di procreazione medicalmente assistita sono in grado di svilupparsi e di dar vita ad una gravidanza oppure dar vita comunque a un bambino sano. Questi embrioni infatti risultano incompatibili in un qualche modo con la vita. Rimane comunque la curiosità di chiedersi come fanno gli esperti che ti seguono a capire se un embrione è buono o meno, se trasferirlo o meno. Come potrai ben immaginare, non è proprio semplice rispondere a una domanda di questo tipo, per tutta una serie di ragioni. Prima tra tutte, una ragione etica. Con che diritto, infatti, un essere umano può decidere se un embrione è meritevole di avere una chance di vita oppure no? Il punto però qui non è se un embrione è meritevole di avere una chance di vita oppure no. Il punto è che il medico si troverà a dover scegliere un embrione o più embrioni da trasferire nel corpo di una donna e dovrà valutare se questi avranno le caratteristiche per riuscire a dare maggiori chance di riuscita di ottenere una gravidanza alla donna e soprattutto che questa gravidanza porti al mondo un bambino sano. Detto questo, i medici possono capire se un embrione è da scartare oppure è da trasferire nell'utero di una donna? La risposta sfortunatamente non è univoca. A volte infatti sono in grado di capirlo e altre volte no, perlomeno con la tecnologia che abbiamo a disposizione al momento. La prassi comunque porta il team di esperti che si occupano del tuo caso specifico ad analizzare l'embrione al microscopio. Secondo le tecnologie e le conoscenze attuali, si può dire che un buon embrione si divide in un determinato modo e in determinate tempistiche. Un segno ad esempio per capire se un embrione non è buono da trasferire è che non si divide affatto e rimane lì invariato senza progredire. In quel caso, naturalmente, l'embrione viene scartato. Dopo che un ovocita viene fecondato, solitamente l'embrione che si forma si divide prima in due, poi in quattro, poi in otto e via dicendo. E molti embrioni semplicemente non riescono a seguire questa evoluzione, di conseguenza vengono scartati. Altre volte invece l'embrione comincia a dividersi correttamente, ma a un certo punto questa evoluzione, questo progredire si ferma e anche in quel caso viene considerato questo embrione non buono da trasferire perché non capace appunto di evolversi e quindi viene scartato. È prassi considerare gli embrioni che non si dividono o che si dividono solo fino ad un certo punto
embrioni da non trasferire per nessuna ragione nel corpo di una donna. Questo in ragione del fatto che non hanno alcuna possibilità di avviare una gravidanza e non hanno alcuna possibilità di dar vita ad un bambino sano. Come dicevo prima, un buon embrione si divide in determinate tempistiche. Solitamente per dividersi in otto e diventare quindi una morula ci impiega 3 giorni dal momento della fecondazione. Se a quello stage di tempo non è riuscito a dividersi in otto, solitamente viene scartato. Dopo 5 o 6 giorni dalla fecondazione, l'embrione deve essersi trasformato in una blastocisti e quindi essersi diviso per circa 100 volte. Nella pratica poi è davvero molto comune vedere un embrione che riesce ad andare avanti nella divisione cellulare, ma che lo fa in maniera troppo lenta. E questa lentezza è un problema perché questi embrioni hanno un potenziale di evolversi in una gravidanza e poi in un bambino sano molto più basso rispetto a degli embrioni che si dividono in maniera più rapida. Inoltre, più è lento questo sviluppo e meno probabilità ci sono comunque che possano riuscire ad impiantarsi nel tuo utero. Anche il modo in cui si divide un embrione è davvero importante. Un embrione sano, che solitamente riesce a dar vita ad una gravidanza e successivamente ad un bambino sano, è anche un embrione che si divide in un determinato modo, ovvero in modo uniforme. A volte però, osservando un embrione che si sta sviluppando, si può vedere, come nella foto che ti metto qui da qualche parte, come le cellule che compongono questo embrione abbiano un aspetto, diciamo, confusionario e molto poco uniforme. E magari si vede che le cellule dentro a questo embrione non hanno appunto un aspetto uniforme, come dicevamo prima, e che hanno magari 3 cellule di una certa grandezza e una che è o più grande o più piccola oppure divisa in modo diverso, circondata da pezzettini di cellule come se in qualche modo fosse danneggiata o rotta. Quella è la cosiddetta frammentazione dell'embrione. Più frammentazione è presente in un embrione e meno è probabile che questo riesca ad impiantarsi con successo nel tuo utero. A volte il biologo che si occupa dei tuoi embrioni è in grado di vedere la progressiva morte degli embrioni stessi, e anche se l'embrione non sta smettendo di svilupparsi, è comunque evidente, viste le parti scure, che l'embrione stia purtroppo morendo. Ma quali sono i motivi per cui queste cose accadono agli embrioni? Perché non tutti gli embrioni sono in grado di dar vita ad una gravidanza e successivamente a un bambino sano? Ci sono diverse possibilità per le quali questo accade. Magari lo spermatozoo che ha fecondato l'ovocita non era di buona qualità. Magari invece era l'ovocita a non avere delle qualità idonee a dar vita ad un embrione sano. Oppure poteva trattarsi di un problema di condizioni ambientali, come ad esempio un terreno di coltura non adatto o non buono per la crescita e per lo sviluppo degli embrioni. Oppure ancora poteva trattarsi di una combinazione di tutto quello che ho appena nominato. A volte ancora può succedere che un embrione che si divideva in modo corretto e nelle tempistiche corrette, che aveva un aspetto super, in realtà non si sviluppa in una gravidanza e poi in un bambino sano. Questo perché, nonostante il suo aspetto perfetto, era comunque un embrione di cattiva qualità. Come fare quindi a riconoscere un embrione che ha buone possibilità di impianto? Facendo altri test. In questi test, ad esempio, vengono guardati i cromosomi che compongono l'embrione. Un embrione sano contiene 46 cromosomi, 23 che vengono dalla mamma e 23 che vengono dal papà. E solitamente gli embrioni che contengono 46 cromosomi hanno buone probabilità di risultare in una gravidanza. C'è da dire purtroppo che la maggior parte degli embrioni prodotti dagli esseri umani non hanno 46 cromosomi, ma ne hanno o di più o di meno. Questi embrioni, tra virgolette, non di buona qualità, sono il risultato di errori che avvengono durante il processo di fertilizzazione, e questo sia che si tratti di una fecondazione medicalmente assistita, sia se si tratti di un rapporto sessuale tra uomo e donna. Gli esperti ci dicono che il 95% delle volte in cui accade questo è colpa della qualità ovocitaria. Per poter arginare al massimo le possibilità che questo accada, vai a vedere il video che ti lascio linkato qui sopra. Il dottor Russell, infatti, ha un modo tutto suo di spiegare le cose e appunto accompagna le sue pazienti nel percorso di diventare mamme, assegnando loro un'alimentazione specifica che spiego appunto in questo video che ti lascio linkato qua sopra. Proprio come spiegavo in quel video e in quest'altro video che ti lascio sempre linkato qui sopra, l'età e le condizioni della donna giocano un ruolo cruciale nella riuscita di un percorso di fecondazione assistita. È risaputo infatti che donne di età più avanzata hanno dei tassi di successo di impianto molto più bassi e dei tassi di aborto molto più alti. Altre volte ancora invece può succedere che gli embrioni abbiano un corretto numero di cromosomi, ma questi risultino in un qualche modo anomali.
normali. Al momento le conoscenze e le tecnologie che abbiamo ci consentono di andare a vedere se i cromosomi che compongono un embrione sono sani grazie alla diagnosi preimpianto, ma questo è tutto un altro discorso. E per questo video direi che è tutto. Se hai delle domande, lasciamele qua sotto nel box dei commenti, cercherò di risponderti nel limite ovviamente delle mie possibilità, e ti ricordo che ovviamente non sono un medico, ho solo fatto delle ricerche a riguardo. E se pensi che questo video possa essere utile a qualcuno, condividilo con lui o con lei. Io ti saluto e noi ci vediamo al prossimo video.